Sono on the road sulla via di casa con la mia moto e oggi voglio approfittare l'occasione di parlare di me. Il prossimo video racconterà il viaggio nel quale sto tornando, ma ora è venuto il momento di parlare di Fabrizio Buscaglia e di Fabri Rock. Fabrizio Buscaglia è nato a Savona e sono cresciuto a Savona. La mia famiglia è una famiglia normale, mamma e papà sono sposati da sempre e credo mi abbiano insegnato i valori fondamentali, l'amicizia, l'amore e il rispetto. Io ho studiato all'istituto tecnico e da quando ho 19 anni lavoro. Ho fatto un po' di tutto, ho lavorato anche in fabbrica, mi sono anche sporcato le mani e ho lavorato anche con i classici turni in terza. La mia prima moto l'ho comprata con un finanziamento. Ho iniziato a viaggiare in moto dopo un passato da sportivo. Ho praticato agonismo, il bike trial. Penso che il bike trial mi abbia insegnato tanto, mi abbia dato un'educazione anch'esso. Mi ha insegnato il sacrificio, mi ha insegnato che per ottenere qualcosa ci vuole spesso tempo, che si cade e bisogna rialzarsi. Quindi mi ha insegnato la determinazione, a lottare per qualcosa, a credere in qualcosa. Lo sport è formativo sempre. Viaggiare in moto mi ha aperto gli occhi, perché nella vita di tutti i giorni molto spesso ci poniamo dei limiti, ci limitiamo e non capiamo che questi limiti possono essere superati, ma la strada e il viaggio ti impongono delle difficoltà che solo superando i tuoi limiti puoi vincere. Dopo ho iniziato l'attività YouTube, perché il mio grande sogno era percorrere il coast to coast. Dopo i primi viaggi europei ho messo nel mirino il coast to coast americano e volevo documentarlo, e allora ho acquistato la prima GoPro con le mie finanze, ho comprato la prima camera e ho documentato i viaggi americani, ma i viaggi americani erano solo per me, non per fare il blogger, e quindi non parlavo, non raccontavo nulla, c'erano le colonne sonore. Però il primo pubblico è arrivato e dopo tanta insistenza, dopo tanti consigli di raccontare, ho iniziato a raccontare. E allora ho comprato la seconda, la terza GoPro, ho comprato il drone ed è iniziato l'obiettivo del blogger. Qualcosa per il quale non ho studiato, non ho fatto studi di marketing o da videomaker. È tutto imparato con la passione e con i vari tentativi, con gli errori, si sbaglia. Sbagliando si impara, non è detto a caso. E quindi la passione per YouTube è cresciuta, la passione per il blog è cresciuta. Il viaggio non ha limiti e penso che tramite la comunicazione si possano ottenere dei risultati. Si possono avere sponsorizzazioni di materiali. Queste borse Givi non le ho pagate, mi sono date come sponsor di materiali. Non ho un budget dell'azienda, ma ho il materiale gratis e questo vuol dire già tanto. Non è un reato questo, l'ho ottenuto con la fatica, non stando seduto a casa. Ci ho messo della passione e di questo ne vado orgoglioso. Quando incontro le grandi aziende spesso parlo con i ragazzi che si occupano del settore media o del settore marketing e mi trovo spesso a parlare con grande passione, passione reciproca. Vedo dei ragazzi giovani che hanno voglia di fare e questa energia positiva è quello che io voglio portare su YouTube. Le energie negative, le polemiche, le critiche non devono essere sul mio canale YouTube. Io nel mio canale YouTube racconto i viaggi, racconto come superare le difficoltà, come io supero le difficoltà nei viaggi. Ad esempio, per il viaggio africano ci sono tante difficoltà che sto cercando di superare, di capire. Prima di fare un viaggio io non so come procedere per i visti, per la burocrazia, per le difficoltà delle strade, come preparare la moto. Io prendo consigli dai grandi viaggiatori o da chi ha viaggiato e questa è una crescita. Per il mio viaggio africano ho creato un gruppo WhatsApp di tanti viaggiatori. Alcuni sono in Africa, alcuni sono stati in Africa, alcuni viaggeranno in Africa. E questo mi dà molto orgoglio perché l'ho creato io questo gruppo e ho creato un'unione di tanti, tanti viaggiatori che vengono da parti diverse del mondo. Io su YouTube considero lo YouTuber, quello che, almeno il mio punto di vista, quello che voglio fare io su YouTube, è creare una comunicazione dove io sono gli occhi di chi mi guarda. Io purtroppo, io sono fortunato, non tutti possono viaggiare. Molti miei follower mi contattano da quando ho detto appunto che io spero di essere i vostri occhi, di regalarvi emozioni. Ho ricevuto un feedback pazzesco di tanti che non possono viaggiare, quindi io voglio essere una specie di reporter, qualcuno che racconta quello che succede nel mondo
un'altra opinione, non solo quella dei giornali, delle trasmissioni televisive, un'opinione così di un ragazzo così che viene da Savona, un ragazzo normale, un viaggiatore normale, una persona normale. E ho tante soddisfazioni da YouTube, tanti follower che mi vogliono bene, che mi scrivono, come ne cito uno, Luca di Udine, un verondista. Luca purtroppo non può muoversi per una malattia che l'ha colpito già da un bel po' di anni, la sclerosi multipla. Luca mi ha detto che io gli do l'energia di andare avanti, perché lui vorrebbe partire in moto e quindi non può, e io sono l'unico che lo fa sentire come se stesse viaggiando. Luca non si rende conto, forse non lo sa, che non sono io che do energia a lui, è lui che dà energia a me. Nei momenti difficili persone come lui mi danno tanto. Purtroppo da YouTube non arriva solo il buono, ma arrivano spesso critiche. Io faccio molto spesso dei sacrifici per fare quello che faccio e arrivano anche insulti gratuiti, ma questo non importa, perché io me li faccio scivolare via, perché io so che c'è tanta gente che mi vuole bene ed è questa la gente che merita, non chi fa le critiche gratuite soltanto per odio o per invidia. L'invidia è una brutta bestia. L'invidia è una di quelle cose che io voglio scacciare. Quando io sento il minimo cenno di invidia in me stesso, cerco di scacciarla, scuoto la testa, la scrollo via, perché l'invidia non porta a un'evoluzione, non ti fa superare il limite. L'invidia ti porta indietro, il limite si allontana sempre di più. L'invidia è qualcosa di negativo, qualcosa che non impariamo nei viaggi impariamo l'inverso, perché nei viaggi si impara che l'umiltà e il sorriso ti fanno fare tanta strada. Quando viaggi sai che devi avere un profilo basso, perché chiunque ti può insegnare qualcosa, ma soprattutto chiunque ti può aiutare. E quindi è questa l'immagine che voglio dare io su YouTube del moto viaggiatore. Io ho la coscienza a posto, purtroppo non posso giustificarmi in tutto, però so che chi mi vuole bene, chi mi conosce, sa e mi conosce a fondo. Purtroppo tutti possono sbagliare, anch'io posso sbagliare, e si può sempre imparare, non si finisce mai di imparare. E quindi io penso di avere la coscienza a posto, ed è questo l'importante. Quando viaggio cerco di rispettare tutto, la natura, nei campeggi wild, vivacchi wild, cerco di non inquinare, cerco di non commettere brutte azioni, perché non per YouTube ma per me stesso, perché quando alla sera chiudo gli occhi nella mia tenda, nel mio letto, voglio avere la coscienza a posto e quindi non devo giustificarmi. Voi potete pensare quello che volete, però sappiate che io ho la coscienza a posto e spero di continuare questa attività, di farla crescere e di creare quella che io chiamo la ragnatela intorno al mondo, di far diventare questa attività YouTube la mia attività principale, di poter abbandonare tutto quello che è la vita di Fabrizio Buscaglia di prima, quella di un lavoratore dipendente che comunque ha dei limiti, perché quando lavori da dipendente hai dei limiti. Io non voglio dire che cosa faccio, ma un lavoro normale. E solo adesso stanno nascendo nuove opportunità, ma perché io ho lavorato sodo per farlo e continuerò, perché penso che YouTube sia comunicazione e quindi noi cerchiamo di comunicare qualcosa di positivo. Niente ragazzi, questo era solo un video per parlare un po' di Fabrizio Buscaglia, perché molti pensano che io sia un magnate, che arrivi da una famiglia di ricchi che mi finanziano i miei viaggi, sia un povero viziato che non sa come spendere il proprio tempo. No ragazzi, sono semplicemente un ragazzo che ha dei sogni, rincorre i suoi sogni, ma lotta per farlo. Non mi abbatto, ce la metto tutta per raggiungere l'obiettivo, per raggiungere quello che voglio. Nella vita si fanno delle scelte, non si può avere tutto. Io molto spesso rinuncio a situazioni di vita privata, non ho una famiglia, ma questa è la mia scelta. Quindi a volte manca il lato affettivo, assolutamente, però comunque la mia scelta continua a essere quella di viaggiare overland. Un giorno magari mi fermerò, chi lo sa, mai dire mai, mai dare nulla per scontato. Ho imparato molto da YouTube, ringrazio chi mi dà la forza, chi mi sostiene. Non è facile stare con una camera così e le macchine che passano e tu parli da solo. Ho raggiunto anche quello. Ho migliorato il mio modo di raccontare i viaggi, di parlare. Questo semplicemente con la passione, perché mi sono impegnato molto nel farlo. Non ho avuto una scuola. L'unica scuola che sto avendo adesso
è dalla gente che crede in me, dalle aziende che credono in me, dagli incontri che faccio, da quest'ultimo viaggio che vedrete nel prossimo video. Sto avendo tanto perché ho incontrato delle persone a Treviso fantastiche, forse le persone che cercavo. E quindi qualsiasi cosa pensiate, spero che sia la cosa giusta. Ciao ragazzi.